Peggy 16. Ciao, benvenuti al nuovo Dev Diary di MUD, Film Motocross World Championship. In questo episodio parleremo di tecnologia, la tecnologia che abbiamo usato per costruire il gioco e tutte le sfide che abbiamo dovuto superare per riuscire a realizzarla. MUD è un gioco completamente diverso dai precedenti per tecnologia utilizzata. Abbiamo dovuto implementare nuovi supporti per animazioni, composizione delle piste, terreni deformabili, gameplay e fisica. Il lead artist e l'art director vi parleranno di illuminazione, animazione, composizione dei tracciati e terreni deformabili. La character animation è una parte fondamentale per un gioco come MUD. Sviluppare quindi un nuovo sistema di animazioni è stata praticamente una scelta obbligata. Abbiamo utilizzato un middleware di animazione basato su pose mutuate praticamente dalla realtà. Queste pose vengono mixate dal nostro engine in real time utilizzando gli input del giocatore e la risposta fisica del gioco. In questo modo possiamo avere una combinazione praticamente infinita di pose e una reazione realistica del personaggio in sella alla moto. Il pezzo forte delle nuove tecnologie sviluppate per MUD è sicuramente il sistema del terreno deformabile. La nostra tecnologia Track Displacer è in grado di generare terreni ad altissima densità poligonale. Tali terreni vengono scalati in base alla distanza del giocatore per mantenere lo stesso dettaglio percepito. Inoltre, il terreno viene deformato da tutte le intelligenze artificiali che gareggiano contro il giocatore. Tutte le deformazioni del terreno avvengono in real time e sono definitive per tutta la durata della gara. Passando per la stessa curva, dopo il secondo e il terzo giro, troverete un terreno completamente differente. Designer e artisti hanno collaborato per rendere la risposta del tracciato diversa in ogni parte dello stesso. Le scelte di illuminazione, l'uso dei colori e l'utilizzo di After Effects direttamente in gioco in real time hanno giocato un ruolo fondamentale per giungere alla resa finale visiva del gioco. Siamo partiti da scelte precise per gli asset, dalle texture dei terreni a quelle di vegetazione a quelle dei cieli. Volevamo che tutto lavorasse assieme per restituire al giocatore la sensazione di correre ad un'ora precisa del giorno in una data stagione. In particolare, abbiamo lavorato affinché tinte e contrasti fossero influenzati dinamicamente dall'ambiente circostante, regolando gli effetti contro o a favore di luce e diversificandoli lungo il tracciato. Questo permetterà al giocatore di percepire in maniera netta il passaggio da aree aperte ad aree più chiuse, come ad esempio entrare e uscire da una foresta o girare una curva e trovarsi il sole di fronte. Il nostro engine ci ha inoltre permesso di utilizzare diversi effetti di post-produzione in real time, quali foschia, profondità di campo e motion blur. Ci vediamo al prossimo puntata dei Dev Diary di MUD. Non dimenticate di seguirci su Facebook e sulla pagina ufficiale muddegame.com.